Buon pomeriggio, io sono Alessia Salomone, ingegnere BIM Specialist di Edi Social Network. Oggi sono qui ad introdurre uno dei nostri prestigiosi partner, la Isotex SRL, azienda leader da oltre 30 anni nella produzione di blocchi di cassero e solai in legno cemento. Il blocco cassero in legno cemento nasce in Germania nel 1946 e dal 1985 la Isotex SRL ha acquistato il brevetto e opera sul territorio italiano realizzando abitazioni ecosostenibili e garantendo sicurezza ed esperienza. Isotex si contraddistingue per ricerca, innovazione e qualità dei prodotti, diventando la maggiore realtà europea nel settore della produzione dei blocchi cassero e solai in legno cemento. Il webinar di oggi è il quarto di una serie di approfondimenti tecnici che Isotex ha voluto dedicare ai professionisti del settore. Continuate quindi a seguirci e non perdervi i successivi incontri dedicati alla formazione professionale. Al termine dell'incontro verrà inviato a tutti gli iscritti la presentazione in PDF che visionerete proprio oggi in modo da poterla consultare in ogni momento. Il webinar di oggi è dedicato in particolare alla resistenza al fuoco e alle eccellenti caratteristiche antisismiche dei prodotti Isotex. L'ingegnere Alessandro Paterlini, responsabile dell'ufficio tecnico Isotex, ci parlerà infatti del sistema costruttivo Isotex con approfondimento sul tema della sicurezza degli edifici, dall'inquadramento normativo, delle nuove NTC 2018 alle principali prescrizioni per il progettista per la progettazione strutturale in zona sismica e sulla resistenza al fuoco, con focus sulla resistenza allo scoppio in caso di fuga di gas nei condomini e presentazione di casi studio di edifici a più piano. A questo punto, dunque, lascerei la parola all'ingegnere. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E quindi quest'oggi vi parleremo appunto dell'applicazione di Isotex sotto l'aspetto antisismico e di sicurezza al fuoco e agli incendi che questo sistema costruttivo è in grado di fornire. Ecco, noi produciamo praticamente blocchi cassero e solai in legno cemento da oltre 30 anni sul territorio nazionale. Praticamente il legno cemento, come vedete nell'immagine, crea questo involucro costituito da, come materia prima, tutto da legno di abete di recupero. Quindi facciamo fare una raccolta differenziata di questo materiale, non si vanno a disboscare le foreste, ma tutto legno di recupero senza impurità, che viene appunto macinato, portato una pezzatura piuttosto minuta. In questa fase di macinatura viene tolta la segatura per mantenere poi la sua struttura macroporosa e questo legno appunto entra in un vascone all'interno del quale viene disciolto un minerale naturale e subisce il processo di mineralizzazione. Poi successivamente in questo vascone entra il cemento che fa appunto da legante, che tiene insieme tutte queste particelle e poi noi inseriamo una piccola quantità di ossido di ferro per dare una leggera colorazione rosata al prodotto finito. Pertanto, con questo processo di mineralizzazione, il legno da materiale organico si trasforma in un materiale inorganico, per cui non brucia più, non subisce una decomposizione organica, non ha rigonfiamenti se è imbevuto in acqua e ritiri se si asciuga, non è attaccato da termiti, animali e quant'altro. Quindi si trasforma completamente mantenendo una struttura stabile dei casseri. Il sistema costruttivo è nato in Germania nel dopoguerra e in Germania sono state realizzate oltre 400.000 abitazioni, in Germania e i paesi del nord Europa. E qui abbiamo alcune immagini di edifici pluripiano, perché la Germania appunto non è una zona sismica, hanno costruito anche delle torri importanti. La nostra azienda, la proprietà, ha iniziato a importare il prodotto nell'85, l'hai commercializzato per i primi 4 anni e poi dall'89 ha realizzato il primo stabilimento produttivo. Qui in basso vediamo uno dei primi cantieri realizzati qui sul territorio nazionale, un complesso residenziale di 110 abitazioni a Fidenza, che è quello appunto che ha la maggiore durata nel tempo attualmente, quindi
35 anni. E lo stabilimento è in provincia di Reggio Emilia, questo è il nostro secondo stabilimento in cui ci siamo trasferiti nel 2000 e appunto, come dicevo, dall'89 la proprietà ha acquistato il marchio e la licenza Isotex e lo produciamo su tutto il territorio nazionale. E praticamente in questi anni sono state realizzate oltre 80.000 abitazioni di varie tipologie, fondamentalmente residenziale, varie tipologie di residenziale. Ecco, qui riportiamo uno degli interventi che danno maggiore soddisfazione alla nostra proprietà, perché appunto è la scuola musicale del maestro Mogol, che tutti conosciamo, che ha impiegato i nostri prodotti in particolare per le caratteristiche di fonoassorbenza e isolamento acustico. Poi abbiamo fatto tantissime edifici residenziali a 1, 2, 3 piani, come vediamo qua in basso a destra. Questo è un intervento piuttosto importante, una realizzazione importante in provincia di Modena, tantissime palazzine di 3-4 piani e anche grossi interventi di social housing a pluripiano fino a 7-8 piani. Sono state realizzate anche tantissime strutture pubbliche, tra cui poli scolastici, palestre, come vediamo nell'immagine, e anche tantissime strutture alberghiere in tutte le zone d'Italia, fondamentalmente dalla Sardegna. Vediamo un'immagine di un grosso complesso alberghiero a Capo Codocavallo e quindi in ambiente marino molto aggressivo, fino all'alta montagna e quindi Val di Fiemme. E praticamente il prodotto è stato utilizzato in tutte le condizioni climatiche e anche in tutte le zone sismiche italiane, che come sappiamo appunto è molto, molto sismica. Ecco, qui facciamo una raccolta, una visione d'insieme di tutti i nostri blocchi normali, così denominati, e quelli appunto che servono per creare la parete, e li distinguiamo tra i blocchi senza gli isolanti, che sono quelli in alto a sinistra, che sono appunto utilizzati per la suddivisione tra unità abitative o pareti portanti interne. Nelle pareti interne raggiungono già diciamo quei valori di trasmittanza termica richiesto dalle normative, perché il legno mineralizzato di per sé è già un discreto isolante con un lande di 0,104, mentre per le pareti perimetrali abbiamo bisogno di inserire un isolante aggiuntivo. In questo caso usiamo un EPS della Neopor della BASF, che ci viene fornito già a misura per stampaggio, e gli spessori dei blocchi standard sono appunto 30 cm e lo spessore, la prima cifra è lo spessore totale della parete e la seconda cifra indica lo spessore dell'isolante, per cui abbiamo un 30/7, un 33/10, 38/14 e 44/20. Ecco, questi sono blocchi che all'interno hanno 15 cm di calcestruzzo, che è lo spessore minimo richiesto dalla normativa vigente. E qualora avessimo esigenze appunto di avere uno spessore di calcestruzzo maggiorato, specialmente quando andiamo a realizzare edifici pluripiano, in questa occasione appunto forniamo dei blocchi particolari, così denominati, in cui andiamo a ridurre lo spessore dell'isolante a vantaggio di un maggiore spessore di calcestruzzo. Per esempio, il blocco da 38/14 si trasforma in un 38/10, andando ad acquisire 4 cm in più di calcestruzzo, in maniera analoga anche per le altre tipologie. Quindi questo ci consente di avere spessore di calcestruzzo variabile da 18, 19, 21 cm e che ci consente di avere delle ottime portate di carichi verticali. Un blocco particolare per chi vuole costruire in bioedilizia è denominato 38/14 con sughero, mentre i blocchi di tamponamento sono quelli che all'incontrario si predilige uno spessore maggiorato dell'isolante, andando a ridurre lo spessore del calcestruzzo. In questo caso il calcestruzzo si riduce a 12 cm e per il territorio nazionale, diciamo, li consideriamo come elementi di tamponamento, per cui il prodotto può essere utilizzato come parete portante o come blocco per realizzare una parete di tamponamento. Ovviamente quest'oggi ci accentriamo sul discorso della parete portante, che ne consente, diciamo, un uso economicamente molto più redditizio e molto più veloce da mettere in opera.
corredo, diciamo, di tutti i blocchi, varie tipologie di spessore che abbiamo visto prima, abbiamo per ogni tipologia di spessore anche dei blocchi che vanno ad eliminare i punti termici, i blocchi per realizzare gli angoli, per le spalle di porte e finestre, per creare un pilastro coibentato, quindi abbiamo anche la gamma di pilastri coibentati, se all'occorrenza occorre inserire un pilastro all'interno della struttura per supportare carichi concentrati particolarmente elevati, oppure se la parete stessa è di dimensioni ridotte, tra due aperture molto spesso può capitare. Abbiamo tutta una serie anche di pezzi speciali, blocchi particolari che produciamo in stabilimento su richiesta del cliente. Qui abbiamo un blocco Corea per coibentare il cordolo solaio, in cui, come vedete, i valori dimensionali, la X, la Y e la Z, sono definiti dal cliente in funzione delle loro esigenze. Tutti i blocchi sono alti 25 cm, per cui arrivare alla parete finita del grezzo, supponiamo sia 2,90, occorre aggiungere una Y di 15 cm. Se poi abbiamo un solaio, diciamo mediamente un 25 più 5, quindi 30 cm totale, per poterlo coibentare dobbiamo avere un valore della X di 30 cm, per cui questo elemento diventa un 15 Y e un 30 di X, in modo tale da fornirlo già a misura, e quindi va a coibentare il cordolo del solaio senza ulteriori operazioni cantiere. Ecco, quindi la particolarità del sistema costruttivo è che in tutti i punti si ha un'uniforme coibentazione, quindi eliminazione completa dei punti termici. Il blocchettino qua a sinistra invece sono delle situazioni molto più rare, sono gli angoli non a 90 gradi, quindi possiamo realizzare in stabilimento qualsiasi tipologia di angolo non a 90 gradi assemblando degli elementi opportunamente tagliati. Per quello che riguarda la gamma dei solai, produciamo fondamentalmente quattro tipologie, che sono quelle che vediamo nell'immagine. Tre di queste sono per i solai intermedi, che sono rispettivamente il solaio S20, che copre luce fino a 5 metri, l'S25 copre luce fino a 6 metri circa, l'S30 fino a 7 metri, e si differenziano per il fatto che il fondello è sempre di 5 cm di legno cemento, che conferisce al pannello coibentazione termica e isolamento acustico, e si differisce appunto per l'altezza della nervatura. In questo caso abbiamo 15, nell'S25 diventa 20 e nell'S30 diventa 25, per cui strutturalmente sono rispettivamente un 15 più 5, un 20 più 5, un 25 più 5. Sono solai che hanno delle altissime prestazioni di isolamento acustico, e quindi è molto opportuno utilizzarli come divisori fra unità abitative. Come vedete, il livello di abbattimento del rumore aereo è di 60 decibel e il livello di calpestio con un pacchetto di solaio finito arriva a 53 decibel, per cui sono circa 10 decibel migliorativi rispetto ai requisiti delle norme vigenti. Il solaio invece S39, che vediamo in basso a destra, è un solaio che serve per andare a coibentare il primo piano sopra i piani freddi, quindi se sotto nell'edificio, il piano terra, nell'interrato abbiamo solai, cantine non riscaldate, ecco, questo è un solaio opportuno perché già integra una coibentazione termica inserita. Al di sotto della nervatura appunto viene inserito uno spessore di 8 cm di EPS con grafiti, in modo da omogeneizzare la resistenza termica dell'elemento. Lo stesso elemento può essere utilizzato anche in copertura, e in questo caso conferisce appunto al solaio stesso una notevole inerzia termica, un ottimo sfasamento termico, per cui oltre a un ottimo comportamento invernale presenta un eccezionale comportamento estivo, essendo tutto un materiale fondamentalmente di legno fibroso. Ecco, adesso vi vorrei far vedere un piccolo video in modo che anche chi ci segue possa capire come si utilizza il sistema costruttivo, che è una delle sue peculiarità. È un sistema costruttivo appunto molto facile e veloce da utilizzare e impedisce di avere degli errori in cantiere. Si parte dalla prima fila, come vedete ci sono delle barre che vengono dalla fondazione, dei ferri di ripresa che servono per ancorare saldamente la parete alla fondazione. Il primo corso viene posato su due strati di malta per metterlo perfettamente a livello,
si mettono gli angolari, si tira il filo e dopodiché tutti i corsi successivi sono posati a secco. Qui vediamo l'operazione di taglio, ovviamente se occorre tagliare, come spesso accade in cantiere, un pezzo di blocco per adeguarsi alle misure architettoniche, si tagliano molto, molto facilmente con un seghetto a lama verticale. Come vedete l'operatore utilizza entrambe le mani, i blocchi sono piuttosto leggeri, pesano dai 10 ai 12 kg cada uno, a seconda degli spessori, vengono posati a secco, vengono sfalsati di mezzo blocco, in modo tale che siano perfettamente stabili pur durante la fase di getto, e quindi è un'operazione estremamente veloce e precisa. L'isolante viene collocato nella parte esterna della parete, e poi come vediamo ci sono tutti i pezzi speciali negli angoli, nelle spalle di porte e finestre, come in questo caso. Qui mi stavo collocando un blocco spalla che vedete che è chiuso per impedire che fuoriesca il calcestruzzo, e ad ogni corso in orizzontale viene posizionata una singola armatura. In corrispondenza dell'angolo si fa un taglio, si crea una lunetta aggiuntiva, perché lo stesso blocco può essere usato sia come spalla che come angolo. In occasione dell'angolo si crea la lunetta per consentire il collegamento della barra orizzontale e per consentire una continuità del getto di calcestruzzo. Qui vediamo nell'angolo, viene collocato appena dopo il blocco un pezzo di dimensioni ridotte proprio per recuperare la modularità dei 25 cm, in modo tale che tutti i pilastrini siano perfettamente allineati. Fatti le 6 file, quindi raggiunto il metro e mezzo in altezza, si fa il getto di calcestruzzo. Calcestruzzo che deve essere molto fluido, un S4-S5, con una granulometria di diametro inferiore a 16 mm, in modo da riempire perfettamente tutti gli incavi, tutti i pilastrini. Si può fare un getto con la benna o con la pompa, in questo caso vediamo l'operatore che sta gettando con la pompa. Appena fatto il getto, quindi quando è ancora fluido, si vanno ad inserire le barre in verticale. Normalmente le barre hanno degli spessori maggiorati in corrispondenza delle estremità e dove c'è la spalla di porta e finestra. Si vanno a posizionare nel centro in corrispondenza dove si vede perfettamente la metà del blocco. Ecco, qui vediamo tutta una serie di lavorazione per creare l'architrave, sempre col blocco spalla, tagliato in maniera opportuna e risvoltato a 90 gradi. Si ottiene appunto un elemento, un'architrave coibentata, all'interno della quale poi andremo a mettere la gabbia con i quattro ferri e le staffature. Per cui, come vedete, un'architrave perfettamente coibentata. E in maniera similare, ecco qui la posa del blocco core di cui parlavo in precedenza. È un blocco che viene fatto a misura, come su richiesta del cliente. Posizionato questo, non c'è da fare nessun'altra operazione, quindi andiamo a fare un cordolo coibentato. In questo caso vediamo gli operatori che stanno gettando con la benna, per cui a seconda delle esigenze di cantiere, appunto, si può gettare con la benna o con la pompa, ed è un'operazione estremamente, estremamente veloce. Normalmente si svuota una pompa di 6-7 metri cubi in un paio d'ora. Ecco la collocazione dell'armatura verticale che fuoriesce a sua volta per fare da aggrappo al getto successivo. Se non si dispone di un ago vibrante piccolo, si può utilizzare questo qua piuttosto grosso, andando a vibrare direttamente le barre, in modo da trasferire la vibrazione a tutti i calcestruzzi all'interno dei blocchi. Per quello che riguarda i solai, la nostra azienda produce questi pannelli preassemblati a misura, viene fornito uno schema di montaggio che abbiamo visto prima, tutti i solai sono appunto realizzati a misura sia in lunghezza che in larghezza. In lunghezza normalmente vengono fatti sovrapporre di quei 3-4 cm sulla cartella di legno cemento del blocco, in modo da conferire all'insieme una continuità di isolamento termico ed acustico. Abbiamo nell'interno della gamma degli elementi solari anche elementi ribassati, che servono per creare una core a rompitratta o un elemento di fascia piena in corrispondenza delle estremità in funzione appunto del calcolo strutturale. Ecco, qui vediamo l'elemento ribassato in mezzeria per creare una core di trasversale di ripartizione del carico, che verrà appunto adeguatamente armata. Normalmente si inseriscono i 4F12 e una staffatura F8 passo 20. Ecco, poi si completa appunto il solaio con
la rete e i munconi al negativo e poi si fa il getto di calcestruzzo. Ecco, quindi anche i solai è un'operazione molto veloce, riusciamo a scaricare circa 170-180 metri di pannelli che sono tutti larghi un metro in circa 3 ore. E vengono banchinate ogni metro e mezzo circa, e quindi il sistema abbinato blocchi solari è quanto di meglio si possa ottenere per ottenere anche un efficace comportamento scatolare con i piani rigidi. Ecco, entrerei adesso nel merito del discorso della sicurezza sismica. Ormai sappiamo che tutto il territorio nazionale è classificato sismico. Fino a qualche anno fa avevamo una suddivisione in zone non sismiche e in zone sismiche di prima, seconda e terza categoria, fin tanto che era in vigore il DM del 96. Ecco, la nostra azienda, appunto, come dicevo in precedenza, ha iniziato a commercializzare, produrre il prodotto dall'85 e quindi abbiamo sempre costruito in tutte le zone d'Italia, anche quelle a maggiore rischio sismica. Per fare questo, una delle prime preoccupazioni che ha avuto la proprietà era quella di chiedere un chiarimento al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per quello che mi faccio vedere il primo documento, la prima risposta che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato alla nostra azienda e dice espressamente in risposta alla vostra del 19 settembre 1986, si precisa che trattandosi di blocchi aventi la sola funzione di cassero, la loro utilizzazione anche in zona classificata sismica è ammissibile e nessuna omologazione prevista dalla vigente legislatura. Ecco, fondamentalmente per commercializzare, per utilizzare questo sistema costruttivo non è richiesta un'omologazione specifica, in quanto di fatto il cassero non ha nessuna funzione portante, è un contenitore all'interno del quale abbiamo visto viene gettato il calcestruzzo, per cui è la struttura in calcestruzzo opportunamente armata che deve dare una risposta sismica. Per cui lì si va a trattare con la scienza e la tecnica delle costruzioni. E dato che la parete non è una parete continua, ma appunto è una parete che viene interrotta da queste coste di collegamento tra l'interno e l'esterno, si va a creare una struttura a griglia. Quindi questa struttura, la nostra azienda è andata all'Università di Bologna, dove era appunto diciamo incaricato, abbiamo incaricato il professor Claudio Ceccoli, che era un illustre professore della cattedra di tecnica delle costruzioni dell'Università di Bologna. Purtroppo il professore è mancato qualche anno fa, ma lui insieme al suo collaboratore, l'ingegnere Gilberto Della Valle, sono stati i primi dell'Università di Bologna che hanno studiato il metodo costruttivo, quindi hanno fatto prove sperimentali presso l'Università di Bologna. Hanno raccolto tutta la documentazione e le norme vigenti, le CNR 10025/84, e praticamente hanno creato questo testo, metodo costruttivo antisismico Isotex, per la realizzazione in opera di strutture a pareti portanti anche in combinazione con elementi strutturali tradizionali. Quindi è possibile abbinare alle pareti Isotex anche elementi tradizionali, quindi pareti in cemento armato, telai, quindi composte da travi e pilastri, quindi anche strutture miste. Quindi questo testo è stato per tantissimo tempo il riferimento di tutti gli strutturisti e ha consentito loro di costruire in tutte le zone sismiche d'Italia. Sempre con l'Università di Bologna abbiamo fatto anche ulteriori studi, abbiamo approfondito anche, per esempio, fatto una prova su un edificio in vera grandezza. Questo edificio era stato realizzato presso il vecchio stabilimento per fare delle prove acustiche sia sulle pareti che sui solai, e quando ci siamo trasferiti nel 2000 in questo nuovo stabilimento, era stato deciso di demolirlo. Allora, prima di demolirlo, suggeriti sul consiglio dell'Università di Bologna, abbiamo voluto fare una prova con la vibrodina, quindi una prova in opera di un'azione sismica su questo edificio. Questa vibrodina è stata collocata in sommità all'edificio, si è raggiunto la massima intensità e ha dato degli ottimi risultati. Le pareti non si sono fessurate, insomma, praticamente hanno dimostrato un comportamento molto, molto prestazionale, e questo filmato può essere visionato sul nostro sito.
potete vedere anche, chi fosse interessato, anche il filmato della demolizione di questo stesso edificio, perché poi a un certo punto abbiamo deciso di demolirlo e anche durante la fase di demolizione uno si rende conto che praticamente si sta realizzando una scatola armata con una debole armatura diffusa a passo 25, ma che comunque crea un effetto molto molto resistente. Ed è quanto di meglio ci possa essere come risposta sismica. In effetti, oltre alle prove sperimentali, che poi ne abbiamo fatte altre, vi farò vedere più avanti nella presentazione, quello a cui teniamo molto è che oltre agli studi, oltre alle prove, il sistema costruttivo è stato testato in maniera inequivocabile in questi anni dagli eventi sismici che si sono manifestati sul territorio nazionale. Purtroppo l'Italia è soggetta a eventi sismici, ogni 4-5 anni abbiamo un terremoto di importante intensità e tutti gli edifici realizzati con il sistema Isotex al momento non hanno manifestato il benché minimo problema, la benché minima fessurazione. Qui riportiamo una serie di interventi fatti in Emilia, nella zona del cratere che è stata investita appunto alcuni anni fa, nel 2012. Qui abbiamo praticamente, siamo a Medolla, vediamo l'edificio in Isotex e a fianco di questo un edificio diciamo esistente che ha subito notevoli danni. E nello stesso modo anche in tante altre zone d'Italia in cui si sono manifestati questi eventi sismici, le strutture Isotex non hanno subito nessun tipo di lesione, nessuna fessurazione. Qui abbiamo riportato alcuni edifici in Umbria, non c'era Umbra, l'evento sismico del 97, in Friuli, un evento sismico nel 98, e i più recenti appunto sono quelli dell'Aquila nel 2009, qui siamo a Teramo, molto vicino all'Aquila, in cui si sono avuti anche notevoli danni, e per le strutture sismiche Isotex nessun problema, così come nessun problema ha avuto questo edificio ubicato a Norcia in occasione del recente sisma del centro Italia, che ormai è del 2016. Per cui ecco, questo, quello che è molto importante è che oltre alla teoria e alle prove sperimentali, e ve ne faremo vedere qui questo pomeriggio, ecco, anche l'esperienza finora ha dato ottimi risultati ed è una cosa non trascurabile. Proprio perché vogliamo dire che il sistema costruttivo fondamentalmente non è un sistema costruttivo nuovo, innovativo, è un sistema costruttivo ormai consolidato. Chiaramente non lo possiamo considerare alla pari dei sistemi tradizionali per durata, per conoscenza, nel senso che ormai i sistemi tradizionali appunto sono le strutture a pareti portanti e in particolare per le zone sismiche le strutture in cemento armato, i telai in cemento armato, che sono quelle che si studiano presso le università. Il nostro sistema non è appunto all'interno di queste tipologie, ma è un sistema ormai consolidato da 35 anni di esperienza sul territorio nazionale, per cui non lo possiamo considerare innovativo. Quindi c'è un suo storico molto ben importante. E a livello diciamo normativo ha raggiunto una sua paternità nel 2011, quando il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato queste linee guida, che vi leggo il titolo, per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera. Quindi si va a riconoscere il sistema costruttivo con i blocchi cassero e con la possibilità di avere un calcestruzzo debolmente armato gettato in opera, a differenza diciamo delle strutture delle pareti piene in cemento armato che richiedono la doppia armatura su entrambe le facce con tutte le loro caratteristiche di collegamento. Qui si parla di pareti estese debolmente armate. E all'interno della circolare esplicativa che è stata pubblicata nel febbraio del 2019 a corredo delle norme tecniche NTC 2018, sotto la voce pareti, al punto C7445, è indicato: per le strutture di calcestruzzo debolmente armate ottenute con blocchi cassero si applicano le linee guida per sistemi costruttivi, eccetera, eccetera. Quindi praticamente queste linee guida sono entrate a far parte della normativa. È chiaro che la normativa non può prevedere tutto quanto per il sistema costruttivo, ma viene demandato queste linee guida.
e quindi vi voglio far vedere un po' di come sono, abbiamo occasione appunto per spiegare un pochettino. Ecco, queste linee guida hanno la finalità, diciamo, di fornire, ai sensi del capitolo 12, ai progettisti, ai tecnici del settore e agli organi di controllo competenti, proprio importante anche specialmente per gli organi di controllo, che in passato ovviamente si erano trovati in qualche difficoltà a dover interpretare le normative, le risposte che dava il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e quindi c'era sempre un po' di diffidenza, no? Mentre adesso con queste linee guida, e sono rivolte anche agli organi di controllo competenti, si danno i riferimenti teorici e sperimentali e le indicazioni progettuali e costruttive per la progettazione e il calcolo di edifici realizzati con sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi calcaro e calcestruzzo debolmente armato gettati in opera. Per cui, voglio dire, questo qui è una linea guida fondamentale per il nostro sistema costruttivo, che non vale solo per i blocchi calcaro Isotex in linea cemento, ma valgono in generale per tutti i blocchi calcaro, per cui possono essere costituiti da altri materiali, possono avere forme diverse, e quindi la linea guida richiede che ogni produttore caratterizzi sperimentalmente la conformazione di calcestruzzo che si ottiene all'interno di questi, perché in funzione delle dimensioni geometriche, della morfologia dei casseri, si va a ottenere una parete che può essere diversa in un caso o nell'altro. Il direttore dei lavori, leggo, e il collaudatore, per quanto di loro competenza, acquisiranno copia dei certificati di prove relative al sistema costruttivo impiegato, nonché verificheranno la rispondenza del materiale messo in opera alle prescrizioni del progettista, e tale certificazione sarà parte integrante del progetto esecutivo depositato presso l'ufficio territoriale competente. Pertanto il produttore, nel fare tutta una serie di prove sperimentali, deve fornire questi certificati che faranno parte integrante del progetto esecutivo, e il direttore dei lavori e il collaudatore, per quanto di loro competenza, ne acquisiranno copia. Ovviamente riassumo alcuni aspetti fondamentali, non possiamo sicuramente oggi guardare tutti i punti. Ecco, uno dei punti importanti che ritengo di farvi porre alla vostra attenzione è il fattore di struttura, adesso denominato fattore di comportamento. Quindi dice, per i sistemi costruttivi in esame, il coefficiente di struttura base Q0 si assume pari a 2, che poi viene moltiplicato, come vediamo nella formula, per i due coefficienti KR e KS, che tengono conto della regolarità in piante e in altezza. Nella parte finale di questo capoverso viene indicato: valori superiori del coefficiente di struttura di base sono ammessi solo se giustificati dai risultati sperimentali ottenuti e supportati da un'adeguata analisi numerica. In ogni caso, il valore del coefficiente di struttura base non potrà essere superiore a 2. Ecco, ho voluto leggere questo passaggio perché fino ad ora abbiamo mantenuto anche noi come Isotex il coefficiente di struttura pari a 2, il Q0 pari a 2, però sfruttando questo capoverso, dato che noi collaboriamo con l'Università di Pavia, stiamo andando a fare delle analisi numeriche, cioè l'Università sta facendo queste analisi numeriche, per vederne il comportamento, se è possibile elevare da 2 a 3 il coefficiente di struttura, anche perché la nostra azienda ha cambiato negli anni anche la tipologia costruttiva. Noi abbiamo fatto prove con le vecchie tipologie di blocchi e prove con nuove tipologie di blocchi, e poi vi farò vedere la differenza, per cui le nuove tipologie hanno dato valori decisamente più importanti. E lo vediamo dopo. Per quello che riguarda appunto altri aspetti, ecco, la limitazione delle armature. Ecco, questo è un passaggio molto importante perché fa chiarezza sul fatto che si possa utilizzare la singola armatura. Andiamo a leggere, dice, le armature, sia orizzontali che verticali, devono avere un diametro non superiore a un decimo dello spessore della parete e possono essere disposte su entrambe le facce della parete oppure su un solo strato in posizione centrata sullo spessore di calcestruzzo gettato in opera. In ogni caso, l'interasse fra le barre passo non deve essere superiore a 30 cm in entrambe le direzioni. Ecco, quindi questo passaggio chiarisce in maniera inequivocabile che è possibile utilizzare una singola armatura a passo non superiore a 30, nel nostro caso il passo diventa 25 cm. Le pareti lavorano prevalentemente nel loro piano, per cui occorre sfatare l'idea che una parete di calcestruzzo debba avere comunque una doppia armatura su entrambe le facce. Così non è.
e molto spesso le pareti con la singola armatura lavorano meglio, in quanto appunto la barra è praticamente molto meglio confinata, molto meglio protetta, un ottimo copriferro, e la parete lavora prevalentemente nel loro piano. Per cui occorre che una buona struttura abbia parete disposte in entrambe le direzioni. Poi le linee guida ministeriali richiamano, e qui lo facciamo vedere in maniera un po' più leggibile, ecco, che il produttore deve rendere disponibile la seguente documentazione: scheda tecnica, dettagli costruttivi, noi li forniamo in DVG in modo che lo strutturista possa poi adattarli ai suoi esecutivi, i certificati di prova e relazioni interpretative, in questo caso forniamo un fascicolo che raccumula entrambe, quindi i certificati e la relazione interpretativa fatta dall'Università di Pavia. Dobbiamo fornire esempi di calcolo e un manuale progettuale costruttivo di montaggio che serve in particolare all'impresa per posare correttamente il sistema costruttivo. Entrando nel merito delle prove richieste, riportiamo le immagini di queste prove. Ecco, praticamente sono tutte prove anche su pareti in vera grandezza, dimensioni 3x3, 3x4 in metri, con la porta, con la finestra. E si vanno a studiare i giunti a due vie, quindi gli angoli e il giunto tra parete e solaio. E andiamo a vedere appunto alcune di queste immagini, ecco, delle prove che noi abbiamo fatto con l'Università di Pavia, che in questo caso sono delle prove a compressione assiale centrata, e vediamo appunto nell'immagine si vede molto bene come la conformazione di calcestruzzo che abbiamo con la nuova tipologia di blocchi, quindi sono tanti pilastrini verticali collegati in orizzontale da dei traversini. Tutte le prove sono state fatte andando a scorticare su entrambe le facce il legno cemento, perché come dicevamo prima non ha nessuna funzione portante, e quello che ha funzione portante è il calcestruzzo armato, debolmente armato, e per cui nelle varie fasi si vanno a verificare, diciamo così, i comportamenti. Qui abbiamo una prova a carico centrato, queste invece sono le prove, quelle un po' più rilevanti, con le spinte orizzontali. In questo caso è di una parete di dimensione 3x3, viene applicato un carico assiale monotono, e per ogni tipologia di prova occorre fare due prove, per cui la parete 3x3 presenterà una prova con un carico monoassiale, noi abbiamo fatto con 20 tonnellate, la prova successiva con 40 tonnellate, e poi viene applicato un carico orizzontale ciclico, e poi vedremo appunto come vengono realizzate. Stessa tipologia di prova viene fatta con una parete forato, in questo caso con la finestra. In entrambi i casi abbiamo in sommità un cordolo che va a distribuire il carico verticale applicato con due martinetti. La prova con la porta, quindi anche queste sono prove che vedono la parete con le forature. Ci sono appunto, come dicevo prima, le prove negli angoli, e per vederne il comportamento e le modalità corrette di modellazione degli angoli, e in corrispondenza del giunto tra parete e solaio. Ecco, tutti i risultati appunto sono appunto riportati in questo fascicolo che poi vi farò vedere in testazione. E noi abbiamo fatto come azienda anche una prova facoltativa, che era quella che vedete in questa immagine, una struttura di due piani, quindi alta 6 metri, ha una forma ad H, per cui non la singola parete, ma una parete composta di fatto, applicando i carichi sia in sommità che al piano sopra il piano terra, i carichi verticali. Sono state applicate le forze orizzontali sia in sommità che in corrispondenza del copertore del piano terra. E si è andato a studiare il comportamento di questa parete composta, dando dei risultati molto significativi, perché ovviamente la struttura diventa una struttura scatolare e quindi anche il contributo delle ali è significativo. C'è da dire che in fase di modellazione, di verifica, attualmente diventa difficile andare a fare verifiche di una parete composta, per cui normalmente a favore di sicurezza si fanno verifiche, diciamo, della singola parete, e quindi con le sollecitazioni applicate nel piano in una direzione e nell'altra. Però appunto queste prove danno dei risultati molto significativi per chi vuole appunto approfondirli.
Vi faccio vedere appunto i risultati di queste prove. Praticamente si va a ricavare un diagramma di forze e spostamenti in cui appunto sulle ascisse vengono riportate gli spostamenti e sulle ordinate la spinta orizzontale espressa in kilonewton. Come dicevo prima, una parete, come in questo caso, era caricata con 40 tonnellate di carico verticale, ha avuto una spinta massima in orizzontale di 45 tonnellate, quindi un valore superiore al rapporto 1 a 1. Il ciclo di prova consiste nello spingere in una direzione e poi tirare nell'altra direzione per tre volte, imponendo una deformazione, un drift, che si inizia con lo 0,1% rispetto all'altezza, per cui su 3.000 mm di altezza, 3 mm di deformazione, e 0,3, poi si passa a un drift di 0,2% e i passi successivi 0,4, 0,8, 1,2 fino a ottenere a fine prova uno spostamento di circa 1,4%. Quindi con spostamenti intorno ai 40 mm per una parete alta 3 metri e la prova viene ritenuta esaurita, completata quando la spinta che otteniamo qui in questo ultimo drift ha avuto un abbattimento rispetto al valore massimo che otteniamo nei primi cicli di un 30%. Quindi si interrompono le prove in queste condizioni e vi devo dire che queste pareti non sono mai crollate, non hanno avuto mai un comportamento fragile, un collasso immediato. Si sono fessurate, come vediamo nell'immagine, ovviamente le fessurazioni maggiori sono delle rotture a taglio, e mantengono comunque una buona duttilità. Infatti il rapporto fra spostamento massimo e limite elastico è significativo, per cui sono pareti resistenti e anche di una buona duttilità. In maniera analoga qui vediamo il ciclo forza spostamento per quello che riguarda la parete forata, e anche in questo caso appunto a fine prova non si ha mai il crollo della parete, non si ha mai un collasso fragile nonostante l'apertura, con ottimi rapporti di deformabilità. E anche in questo caso si è ottenuta una spinta massima di 40 tonnellate, 400 kN, che sono dei valori estremamente molto, molto rilevanti. Ecco, qui vi voglio far vedere invece la differenza fra le vecchie tipologie di blocchi e la nuova tipologia di blocchi. Noi abbiamo cambiato tipologia di blocchi da 4-5 anni, passando a questa forma che noi definiamo DAC con le due nervature, e il vantaggio rispetto alla precedente che aveva le tre nervature sono fondamentalmente di due tipi. Primo, sotto l'aspetto termico, quello di avere una migliore continuità dell'isolante, anche in corrispondenza su tutta la parete, e quindi migliorare, si è migliorato di circa un 15% l'isolamento termico, ma anche sotto l'aspetto strutturale abbiamo ottenuto una parete con una capacità portante incrementata di circa un 40% per effetto che ora tutti i pilastrini sono perfettamente lineati, per cui la sezione netta effettiva è in questo caso 15x20, che è la larghezza del pilastrino. Nei blocchi precedenti, dovendo appunto sfalsare per una condizione di avere una parete stabile durante il getto, capita che appunto dove ci sono le due coste, il traversino è lungo 10 cm, il corso successivo c'è sopra una costa, e quando andiamo a ricavare la sezione netta di questo pilastrino deve essere ridotto, perché rimane 15 di spessore, ma in larghezza da 20 si passava a 14 cm per andare a prendere l'effettiva larghezza del pilastrino. Quindi questa sovrapposizione, oltre a migliorare anche il comportamento qua in corrispondenza del giunto tra i due blocchi, ha fatto sì che le nuove prove sperimentali che abbiamo condotto, ecco qui vediamo un'immagine della vecchia tipologia di blocchi con un ingrandimento e si vede bene appunto questa irregolarità del pilastrino verticale, per cui di fatto da un punto di vista del calcolo si andava a prendere la sezione netta che è ridotta rispetto alla massima. E mentre con la nuova tipologia di blocchi ovviamente questo effetto non si ha, e per cui si può avere una sezione reggente massima. E questi blocchi nuovi hanno dimostrato dei comportamenti decisamente più resistenti rispetto ai precedenti per il fatto
che le lunette sono lunghe la metà, sono 5 cm anziché 10, e la sezione reggente è più ampia. Per cui, sulla base di questi studi, con analisi numerica, stiamo cercando con l'Università di Pavia, come dicevo, di vedere se si può incrementare il fattore di comportamento. Qui abbiamo riportato alcuni dettagli costruttivi per farvi capire che poi fondamentalmente sono armature piuttosto semplici da posizionare. Abbiamo detto che dalla fondazione fuoriesce una barra di circa 50-60 cm per ancorare saldamente la parete alla fondazione. Ad ogni corso viene collocata un'armatura orizzontale che si va a posizionare a metà della parete proprio per questa lunetta a forma circolare, quindi collocandola va a finire nel centro della parete. Fatto il getto di calcestruzzo, si va a posizionare la barra verticale che fuoriesce a sua volta di mezzo metro circa per fare la ripresa per il getto successivo, e alla base si va a sovrapporre di quei 50-60 cm del ferro di chiamata. Per cui le barre non sono legate, ma lavorano per sovrapposizione, così sono state fatte anche le prove sperimentali. In corrispondenza dell'angolo è sufficiente collocare una barra piegata a 90 gradi per legare praticamente le due pareti ortogonali tra di loro. Abbiamo visto prima in opera il taglio in cantiere della lunetta. Per quello che riguarda la collocazione dei blocchi, normalmente si parte dall'angolo e dalla spalla di una porta, una finestra, si vanno a posizionare i blocchi facendo in modo che la cucitura avvenga, cucitura intendiamo quei pezzettini di blocco che devono essere tagliati in cantiere per arrivare alla misura effettiva della parete, si vanno a collocare al centro della parete stessa, in modo che durante l'azione sismica, come sappiamo, le zone maggiormente sollecitanti sono alle estremità della parete. E in corrispondenza delle estremità noi consigliamo di mettere una barra maggiorata che è almeno un FI 14, mentre l'armatura diffusa, l'armatura minima, è normalmente un FI 10 orizzontale e verticale, e poi in funzione del calcolo strutturale, in funzione appunto della zona sismica, del numero di piani, lo strutturista definirà l'esatta armatura da impiegare per il suo progetto specifico. Ecco, qui riporto quello che è il fascicolo, la raccolta fra le prove sperimentali e la relazione interpretativa delle stesse fatte dall'Università di Pavia con la Fondazione Eucenter, per cui qui vengono dati i criteri per una corretta modellazione di queste strutture, vengono definite le verifiche che le linee guida sperimentali richiedono, e tutti gli studi uno può appunto approfondire. Questa documentazione, al contorno indietro, la forniamo gratuitamente ovviamente a chi ce ne fa richiesta, e insieme a questa forniamo tutto quello che il produttore deve fornire, insieme poi a un software di verifica che poi vi spiego. Ecco, insieme a questa relazione interpretativa, le linee guida richiedono che vengano fornite degli esempi di calcolo, e forniamo tre esempi di calcolo, qui ne vediamo l'immagine di uno che ci è stata recentemente concessa da un progettista e ci ha fatto partecipe del suo progetto, e quindi lo strutturista può fare riferimento a questi esempi strutturali. Di fatto, questo è un altro esempio di un edificio di 4,5 piani, di 5 piani circa, e praticamente entrando nel merito del calcolo strutturale possiamo dire che le pareti poi vengono modellate come se fossero dei 7 pieni, quindi inserendo lo spessore di calcestruzzo che c'è all'interno del blocco prescelto, andando però a regolare il modulo elastico, appunto i moduli elastici, la E e la G, proprio per recuperare la stessa rigidezza. Quindi si vanno a ridurre i moduli elastici del calcestruzzo per avere una rigidezza equivalente del nostro setto Isotex, in modo tale che appunto applicando il corretto fattore di comportamento, come abbiamo visto prima, si vanno a determinare le sollecitazioni sui vari maschi murari, e dopodiché si fanno la verifica di questi. Ecco, per facilitare appunto la verifica di questi, noi forniamo un software che praticamente consente la verifica delle pareti Isotex, perché tiene conto dell'esatta sezione di calcestruzzo che c'è all'interno del blocco scelto,
e dà la possibilità di inserire quella singola armatura a passo 25 in orizzontale e verticale. Ecco, abbiamo fatto questo software, l'abbiamo fatto fare da una software house, per cui è corredato da tutta la validazione, è un software che consente effettivamente di poter verificare tutte le pareti con tutte le combinazioni di carico. Chiaramente l'unico aspetto un po' difficile per gli strutturisti è quello di riportare, una volta modellato con il proprio software la struttura, trasferire le sollecitazioni dal loro software al nostro software in maniera ordinata. Ci sono varie modalità. Una delle modalità è quella di creare un file in formato TXT, quindi uno si crea un file in Excel ordinato con le sollecitazioni ordinate come il nostro software le legge, lo salva in formato testo e questo file in questo modo può inserito all'interno del software, consente diciamo di poterle verificare tutte le pareti con tutte le combinazioni. Adesso ultimamente ci sono alcune software house che stanno considerando all'interno dei propri software di calcolo le modalità di verificare, di modellare e verificare le pareti con blocchi cassero. Quindi anche le software house si stanno evolvendo in questa direzione, avendo recepito che il sistema costruttivo ormai è diventato una realtà del nostro mondo dell'edilizia, e per cui si stanno adeguando a questo. Chi ha comunque dei software che non gli consente la verifica corretta delle pareti debolmente armate con blocchi cassero, appunto, noi forniamo questo software e siamo appunto disponibili ovviamente per qualsiasi chiarimento nel loro utilizzo. Ecco, qui abbiamo riportato il manuale di POSE, diciamo così, il manuale progettivo operativo di montaggio, in cui appunto che viene fornito all'impresa all'inizio lavori. Questo manuale può essere scaricato dal nostro sito internet, per cui anche i progettisti possono avere idea di quelle che sono le informazioni fondamentali per il corretto utilizzo dei blocchi, che di fatto sono informazioni molto semplici, ma è importante che gli operatori e i posatori le sappiano. Questo perché non è richiesta una manovalanza di alto profilo, come abbiamo visto i blocchi sono tutti calibrati come dei pezzi meccanici, si posano a secco, e quindi poi l'inserimento dell'armatura orizzontale e verticale non è particolarmente complessa. Però occorre appunto alcune accortezze, bisogna fare in modo che i pilastrini siano perfettamente allineati, e ci vogliono alcune accortezze per fare il getto, per evitare che le pareti si spostino, e comunque insomma dei piccoli accorgimenti che vengono descritti in questo manuale operativo di montaggio. Per quello che riguarda invece le prove sperimentali, sempre con l'Università di Pavia stiamo portando avanti, abbiamo ormai ultimato ulteriori prove sperimentali che riguardano il comportamento della parete Isotex come trave parete. Questo perché molto spesso capita che sopra il piano interrato o sopra il piano terra, dove ci sono o corselli di garage oppure edifici ambienti adibiti e commerciali, ci sono delle grosse aperture, per cui si è voluto studiare il comportamento della prima parete sopra queste grandi aperture, perché molto spesso senza avere le prove uno normalmente deve mettere una trave che possa eventualmente supportare le pareti sovrastanti, però questa trave a volte diventa di dimensioni notevoli e pertanto impediscono poi l'accesso ai garage e con delle limitazioni architettoniche. La parete Isotex, essendo una parete in calcestruzzo, può avere un ottimo comportamento trave parete, uno già se lo immagina, però senza le prove, occorrono le prove per dimostrare il comportamento effettivo. Per cui siamo andati sempre all'Università di Pavia, abbiamo fatto le prove su due pareti, una lunga 6 metri e l'altra lunga 4 metri, qui vedete appunto una delle fasi di prova sulla parete da 6 metri, semplicemente appoggiata, e praticamente si sono ottenuti dei risultati molto molto interessanti. Di fatto qui abbiamo riportato il diagramma forza verticale spostamento, qui è applicato un carico verticale monotono, con dei cicli ripetuti incrementando appunto il carico stesso, e è successo che abbiamo dovuto fare due configurazioni. La configurazione A, così denominata, presentava la trave
alla base della parete, alta 50 cm, e con un cordolo di sommità per distribuire il carico verticale. Ecco, in questa configurazione non siamo riusciti, l'università non è riuscita a rompere la parete, per cui non si è arrivata a fine prova, proprio perché si è riusciti ad arrivare fino al massimo di 400 tonnellate, che sono dei carichi molto molto importanti. E praticamente la parete è stata appunto, ha dimostrato di resistere tranquillamente a questo carico, per cui si è dovuto andare a tagliare tutte le barre longitudinali della trave sottostante, qui vedete dei tagli fatti ad ogni 50 cm, proprio per vanificare il comportamento della trave sottostante, e quindi rimane a resistere solo la parete Isotex. E in questa configurazione si è riuscito a rompere, arrivare a fine prova, ottenendo un carico massimo di 308 tonnellate su una parete lunga 6 metri. Io ho considerato mediamente che un solaio da 6 metri e il peso della parete possa essere sui 6 metri di lunghezza, circa 25 tonnellate, per cui un equivalente di 300 tonnellate sono circa 12 piani, ecco, quindi poi occorre tenere conto dei coefficienti riduttivi di sicurezza, ma comunque si ha un'idea di quanto possono resistere a queste pareti con un comportamento trave parete. Sempre nella configurazione B, e quindi senza l'effetto della trave sottostante, anche in questo caso sono state tagliate tutte le barre, la parete da 4 metri di lunghezza ha raggiunto una resistenza di 380 tonnellate, prima appunto di cedere, poi si è fatto un ulteriore ciclo, per cui non si è mai avuto, anche in questo caso, dei cedimenti, dei collassi fragili di tutta la parete, cioè, si ha un abbattimento della resistenza e con le fessurazioni che si formano a taglio. Gli spostamenti sono anche in questo caso molto molto contenuti, si è arrivato nella prova massima con le 380 tonnellate, uno spostamento verticale di 6 mm su 4 metri di luce. Vogliamo ricordare che per fare queste prove abbiamo voluto armare le pareti Isotex come delle pareti in cemento armato, quindi con la doppia armatura orizzontale e verticale, e quindi proprio per avere dei valori di resistenza più significativi, ma ovviamente i risultati sono stati notevoli. E alla fine, diciamo, di questo studio, l'università appunto scrive che il comportamento delle due travi mostrato attraverso le prove descritte sopra consente di concludere che il loro comportamento è del tutto assimilabile a quello di due pareti piene, sia per quanto concerne la resistenza che la deformabilità. Per cui diciamo che fondamentalmente con i blocchi cassero Isotex si possono ottenere anche delle pareti che hanno un ottimo comportamento tra le pareti e possono essere armate in maniera anche robusta se ci fossero delle esigenze specifiche. Queste esigenze nascono normalmente quando si vuole provare che in caso di un evento abbastanza raro, ma che può capitare, in seguito a un'esplosione, per esempio, possa venire a mancare la parete in linea o possa venire a mancare addirittura una parete d'angolo. Il professor Ceccoli, nel suo testo che abbiamo visto prima, aveva dedicato un capitolo specifico per queste situazioni, andando a dimostrare che praticamente anche se venisse a mancare una parete, la struttura Isotex non crolla, proprio perché le pareti sono vincolate ai solai sovrastanti dalle barre verticali, che sono tutte collegate tra di loro, e in questo testo c'era anche la dimostrazione numerica di questo comportamento, andando a calcolare manualmente, come si faceva prima e come si fa all'università, il comportamento, la resistenza di questi elementi. Ovviamente ho riportato un'immagine per far capire la procedura di calcolo. Il professore toglieva la parete, andava ad applicare un vincolo, si va a studiare la reazione del vincolo, poi si toglie il vincolo, ovviamente si applica questo valore in segno contrario, andando poi a verificare che queste due mensole,
che ognuna delle quali si prende una quota in funzione della propria rigidezza, si vanno a verificare appunto che le lunette in corrispondenza dell'attacco e le barre verticali siano tali da assicurare che non si vadano a rottura. Per cui, ecco, questa è un'altra situazione importante di sicurezza che fornisce il sistema costruttivo Isotex. Le azioni eccezionali sono citate all'interno delle norme stesse, per cui dicono espressamente quando non si effettuano verifiche specifiche nei confronti delle azioni eccezionali, quali esplosioni, urti, la concezione strutturale, i dettagli costruttivi e i materiali usati dovranno essere tali da evitare che la struttura possa essere danneggiata in misura sproporzionata rispetto alla causa. Ecco, quindi diciamo che chi fa la verifica ovviamente ha dei risultati tangibili, chi appunto non la fa e molto spesso non viene fatta questi tipi di verifica, la scelta di un sistema costruttivo può essere una delle soluzioni proprio per evitare queste situazioni. Quindi molto importante anche sotto questo aspetto che molte volte viene trascurato. Ecco, qui entro nel merito di quelle che sono alcune novità che le nuove norme tecniche del gennaio 2018 hanno apportato e che possiamo dire alle quali il nostro sistema costruttivo risponde in maniera molto, molto performante. Ecco, una delle novità che sono state indicate dall'Ordine degli Ingegneri e appunto di cui noi abbiamo tratto queste schermate e sono i requisiti nei principi fondamentali, vengono introdotti come requisiti fondamentali la sicurezza antincendio e la durabilità. Sotto la voce sicurezza antincendio si intende la capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso di incendio per un periodo richiesto e poi viene definito al punto 2.2.3 che quando necessario i rischi derivanti dagli incendi devono essere limitati progettando e realizzando le costruzioni in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti nonché da limitare la propagazione del fuoco e dei fiumi. Ovviamente il legislatore ha ritenuto importantissimo inserire questi concetti di sicurezza antincendio proprio perché negli ultimi anni abbiamo avuto purtroppo, siamo venuti a conoscenza di tantissimi incendi in Italia e in Europa, faccio riferimento a quella più eclatante che è la torre a Londra che ha creato dei problemi, dei danni e delle vittime ingentissime. Quindi la sicurezza antincendio è diventato uno degli aspetti da tenere in considerazione. E poi vi faccio vedere come il sistema Isotec risponde a questa richiesta. Un altro punto che volevo sottolineare è anche il discorso della durabilità, per cui nella durabilità è la capacità della costruzione di mantenere nell'arco della vita nominale di progetto i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova il livello previsto di manutenzione. Ecco, praticamente sotto la voce poi durabilità viene indicato tra le soluzioni la scelta opportuna dei materiali. Questo perché per dire che nel sistema costruttivo Isotex la struttura portante, abbiamo detto, è il calcestruzzo che si trova all'interno dei casseri, per cui si trova praticamente molto protetto da questi casseri in condizioni ambientali ottimali, per cui non sono mai soggetto a delle escursioni termiche elevate, mai soggetto praticamente alle fessurazioni e quindi alle aggressioni dell'ambiente in cui si può essere costruito l'edificio, per cui si trova in una situazione ottimale anche durante la fase di maturazione, non si hanno mai eccessive disidratazioni del calcestruzzo, per cui sicuramente matura nelle migliori condizioni e permane nelle migliori condizioni, quindi questo garantendo alla struttura una notevole durabilità che è altro principio fondamentale richiesto dalle norme vigenti. Tornando invece al discorso del fuoco, ecco come risponde Isotex a queste esigenze. Isotex praticamente già da prima dell'uscita di queste norme, già da tantissimi anni abbiamo fatto prove di certificazione REE sia sulle pareti che sui solai. Per quello che riguarda le pareti abbiamo ottenuto un REE 120,
una prova che abbiamo condotto in Francia, a Parigi, al CSTB, in quanto in quel momento si stava iniziando anni fa a esportare verso la Francia. Voglio ricordare che la nostra azienda esporta in 12-13 paesi europei ed extraeuropei, per cui in Francia è un paese molto importante. Abbiamo ritenuto appunto di fare questa prova da loro, e la prova è una prova con la parete caricata con 40 tonnellate a mezzo lineare, una parete alta 3 metri, non intonacata per non vincolarci al tipo di intonaco, e ha ottenuto praticamente, possiamo vedere qui il diagramma, nelle ascisse abbiamo il tempo e nelle ordinate le temperature della parete non esposta al lato fiamma. Al lato fiamma abbiamo gli inceneritori che portano la temperatura interna a 1100 gradi, e nel lato non esposto alla fiamma vengono collocati dei rilevatori che vanno a misurare la temperatura in vari punti. Ecco, la prova viene interrotta per 3 motivi: o se crolla la parete, quindi sono dei cedimenti strutturali, o quando si ha un'emissione di fumi da una parete dall'interno verso l'esterno, oppure se la temperatura all'esterno raggiunge i 100 gradi. E in entrambi i casi questo non si è manifestato. Si è arrivati a 172 minuti, dopodiché i ricercatori francesi hanno ritenuto di interrompere la prova perché, a loro dire, noi non eravamo presenti, si sentivano degli scricchioli, e per cui hanno detto che per salvaguardare le attrezzature hanno pensato bene di interromperci 8 minuti prima di raggiungere i 180 minuti per poterci dare un RAI 180, ecco, che avevamo già ottenuto in passato al CSI di Milano. Quindi è stato classificato RAI 120, il legno mineralizzato non brucia, come dicevo prima, ha una reazione a fuoco di tipo B, quindi una parete, comunque sono valori molto molto importanti. In maniera analoga per i solai, in questo caso il solaio, la prova era stata fatta al CSI di Bollate, vicino a Milano, una struttura orizzontale caricata, e il RAI è sempre con il solaio non intonacato, e in Italia abbiamo ottenuto i 240 minuti, che era il massimo tempo raggiungibile. Come potete capire, il solaio è una struttura orizzontale in cui le barre lavorano in trazione, mentre nella parete lavorano in compressione, per cui non hanno grande comportamento. Nel solaio si trovano distanti dal lato fiamma di 6 cm, abbiamo visto prima un fondello di legno cemento da 5, un copriferro di 1 cm di calcestruzzo, per cui in una condizione molto più vicina alla fiamma stessa, questo solaio praticamente dopo 240 minuti ha mantenuto la sua integrità, per cui questo per dimostrare il comportamento di questo materiale legno cemento, quindi questo materiale mineralizzato. E anche in questo caso, sul lato non esposto alla fiamma, abbiamo ottenuto una temperatura intorno ai 25 gradi, per la parete eravamo arrivati intorno ai 30 gradi. Ecco, qui per dire che sotto l'aspetto della sicurezza al fuoco il sistema Isotex ha dei valori molto molto prestazionali. Vado a concludere appunto riepilogando alcune fasi che ci consentono di dire che con il sistema Isotex si vanno a ridurre i tempi e i costi di costruzione, perché ovviamente nell'edilizia moderna uno degli elementi maggiormente onerosi è la manodopera, e quindi riducendo i tempi e i costi della manodopera si va a ridurre decisamente il costo dell'edificio finito. Abbiamo visto il primo corso su Malta, è l'unico corso che viene messo su Malta per mettere in bolla la prima fila di blocchi. Tutti i corsi successivi si posano a secco, si fa il getto di riempimento ogni 6 corsi, per cui si fanno 2 getti per arrivare a quota solaio. Appena fatto il getto vengono inserite immediatamente le armature verticali. Poi a parete finita si fanno le tracce per posizionare i tubi degli impianti idraulico ed elettrico. Con questa apparecchiatura che è lo scanalatore si va a regolare la larghezza e la profondità, e senza intaccare la parte strutturale si creano le tracce. Abbiamo visto la posa dei solai, anche questa è un'operazione molto veloce, e i solai sono tutti fatti a misura, per cui anche qui non ci sono lavorazioni ulteriori di cantiere, se non il completamento del getto. Quindi
sistema costruttivo che riduce in maniera significativa i tempi e i costi. E per quello che riguarda una particolarità, per quello che riguarda la prima fila, per evitare la risalita di umidità, che è una domanda che spesso ci fanno e che si può verificare, dove la falda acquifera può essere alta, consigliamo di posizionare sopra alla fondazione un prodotto specifico a pennello. Ne abbiamo di varie tipologie, sia elastiche che cementizie, abbiamo degli ottimi produttori in Italia di questi materiali, non voglio fare nomi per correttezza, e proprio per impedire che si abbia una risalita attraverso il calcestruzzo, perché il blocco è un elemento macroporoso e non ha risalita capillare, e quindi se noi immergiamo un blocco in acqua per metà della sua altezza, la risalita si ferma dopo 2-3 cm, per cui attraverso il blocco non si ha risalita, bisogna limitare eventualmente la possibilità di salire attraverso il calcestruzzo. Qui abbiamo riportato il particolare costruttivo che abbiamo detto prima, proprio per ricordare che la facilità di posa delle armature e se ci sono delle particolarità di cantiere, come vediamo nell'immagine, sono facilmente risolvibili. Muri tondi, sufficiente andare a tagliare le alette interne del blocco per avere una parte interna una dimensione ridotta rispetto all'esterna e automaticamente si riesce a realizzare una parete tonda. Gli attacchi dei tetti in legno, molto spesso nelle coperture vengono preferiti i tetti in legno e quindi c'è la possibilità di ancorare questi travetti strutturali sopra al cordolo che viene fatto in sommità alla parete. Cordolo che appunto, come abbiamo visto prima, viene opportunamente coibentato con i blocchi Corea. Qualora ci fosse la necessità di tagliare i blocchi stessi per ricavare i timpani, è un'operazione che si fa molto facilmente, è sufficiente posizionare i blocchi, tirare il filo, poi andare a tagliare, come abbiamo visto prima, con una circolare lama, con una lama verticale, il blocco stesso, e ricollocarlo nella sua posizione opportuna. Per cui tutta una serie di particolarità di cantiere che sono agevoli per la facilità di lavorazione del blocco stesso. Qui vediamo in questo edificio la parete con un angolo non a 90 gradi, in questo caso addirittura non debbono fare niente perché l'elemento viene fornito direttamente dal nostro stabilimento. Ecco, tutte queste serie di facilitazioni consente di avere una riduzione dei costi. E vi faccio vedere per finire appunto degli interventi importanti. Attualmente stiamo facendo interventi sui 6-7 piani. Questo è quello di più recente di Cagliari, un edificio di 7 piani. Lo vediamo sia nella fase di elaborazione che a intervento finito. Ovviamente la Sardegna non è una zona molto sismica, però appunto lo possiamo realizzare strutture importanti anche in zona sismica. Qui siamo a Bologna, dove sono state fatte 3 palazzine di 7 piani e lo vediamo come sono finite. Ecco, quindi una volta finito ovviamente con varie finiture sugli esterni di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Altro intervento che vi voglio segnalare importante è il social housing, 400 alloggi fatti a Parma, edifici di 6 piani, e proprio perché il social housing è la dimostrazione oggettiva che chi va a costruire deve vendere poi un'edilizia convenzionata con dei costi a metro quadro molto contenuti e pertanto per poter avere dei margini di guadagno deve scegliere un sistema costruttivo che consenta all'impresa di avere un minimo di guadagno anche in queste tipologie costruttive. Che voglio ricordare, social housing sono appunto case popolari, detta così all'inglese, in maniera un po' più elegante, ma di fatto sono comunque edifici che debbono rispettare tutte le prescrizioni vigenti sotto l'aspetto termico, sotto l'aspetto acustico, e quindi sono edifici, diciamo, fatti molto bene, con elevati valori di isolamento termico e altissime prestazioni di isolamento acustico, che in complessi di questo tipo è preponderante rispetto al comportamento termico. Diciamo che in un edificio di questa tipologia, ecco, quello che dà comfort abitativo, in particolare anche l'isolamento acustico che uno crea all'interno della propria abitazione, per cui uno si sente isolato, non disturba i vicini e può godere, usufruire del suo alloggio.
in maniera molto importante, e appunto con l'Isotex, proprio per la massa che hanno le pareti, e come avevo detto la settimana scorsa quando abbiamo parlato di acustica, ci sono grandi prestazioni di isolamento acustico, che voglio ricordarlo anche a chi ci segue oggi. Termino questa presentazione con alcuni servizi che la nostra azienda è in grado di fornire. Lo studio di fattibilità, praticamente l'architetto, il geometra, l'ingegnere che fa la parte architettonica ci manda il disegno molto spesso per capire se il suo progetto può essere realizzato a pareti portanti o se i blocchi possono essere utilizzati da tamponamento. E nel caso della parete portante noi andiamo a consigliare, facciamo questo studio di fattibilità di massima, andando a indicare se ci sono delle criticità, se occorre intervenire inserendo qualche set interno, e indicando le tipologie di blocchi migliori, no? Sia per quello che riguarda l'aspetto termico in funzione della zona climatica, sia sotto l'aspetto strutturale, quindi la tipologia di spessore di calcestruzzo in funzione della zona sismica, dell'altezza dell'edificio, dell'altezza delle pareti, ci sono varie variabili. Sulla base di questo studio di fattibilità, appunto, viene fatto un preventivo da parte della nostra rete vendita. Una volta che il committente valuta il sistema costruttivo competitivo anche economicamente, poi assegna allo strutturista l'incarico per progettarlo, e questo parte da una base, diciamo, che noi abbiamo già visto e per cui molto spesso confrontandoci poi si trovano anche le soluzioni, i chiarimenti necessari. Però si parte da una base, diciamo, ben definita. E per aiutare gli strutturisti, abbiamo detto, forniamo questo software di verifica gratuito, per cui non ripeto i concetti detti prima. Per quello che riguarda i solai, siamo in grado di ovviamente di progettare e fornire le relazioni dei solai, e qualora appunto lo strutturista non si voglia assumere questo incarico. Per cui sotto l'aspetto dei solai facciamo noi il dimensionamento delle armature, forniamo gli schemi di montaggio e richiediamo all'impresa, per quello che riguarda le dimensioni geometriche, e allo strutturista per quello che riguarda gli aspetti di sua competenza, quindi i carichi, gli schemi di statici e quant'altro, le rispettive conferme prima di produrli. In cantiere, la nostra rete vendita, abbiamo una rete vendita di circa 30 tecnici, che oltre all'aspetto commerciale vanno a fare assistenza ai cantieri, quindi vanno a insegnare alle maestranze a inizio lavori come collocare correttamente i blocchi, e vanno a seguire i cantieri in maniera settimanale, in modo da rendere appunto i committenti e i progettisti confidenti che ci sia qualcuno esperto che possa dare una mano e che possa seguire le maestranze, le quali appunto all'inizio hanno bisogno di un'assistenza, poi man mano che procede il lavoro riescono tranquillamente a gestirla in maniera autonoma. Abbiamo tanti video corsi gratuiti che si possono scaricare dal nostro sito, sia appunto per le maestranze, perché possono approfondire prima di iniziare i lavori, che si possono rendere conto che il sistema costruttivo è semplice da utilizzare, perché capita molto spesso i muratori sono un po' tradizionalisti, se non sanno una cosa dicono ma non l'ho mai fatto, e quindi insomma hanno sempre paura di poter commettere qualche errore su un prodotto che non conoscono, sui tempi che possono impiegare, e quindi questi video servono anche per togliere molti molti dubbi. Per quello che riguarda invece la progettazione con i BIM, abbiamo tutti i nostri prodotti, quindi sia i solai che i blocchi in oggetti BIM scaricabili dal nostro sito o del sito del BIM Object sotto Archicad, Revit e SketchUp, per cui anche chi progetta col BIM ha tutto il materiale disponibile. Ecco, io direi di terminare qui questa presentazione, ringrazio tutti per l'attenzione, se c'è qualche domanda sono disponibile a rispondere adesso, chi volesse farcela nei prossimi giorni, chi vuole approfondire alcuni aspetti e quindi chiamarci, ecco, noi siamo qua a vostra completa disposizione per appunto rispondere ai vostri dubbi, ai vostri quesiti. Bene, a questo punto è dunque possibile porre delle domande all'ingegnere, e potete farlo scrivendo direttamente in chat. Mi sa che ci sono già delle domande, quindi giro un attimo il microfono. Sì, allora Elisa ci chiede se si possono fare degli interrati con i blocchi Isotex.
Gli interrati si fanno, si possono fare. Ovviamente è una situazione di impiego leggermente diversa rispetto al fuoriterra. Chiaramente c'è da considerare la presenza appunto del terreno e quindi occorre andare a impermeabilizzare bene la parete e proteggere questa impermeabilizzazione con le guaine proteggi di protezione. E a livello statico bisogna tenere conto anche della spinta orizzontale del terreno, per cui molto spesso capita che negli interrati, essendoci delle esigenze termiche più contenute, si vanno a proporre i blocchi particolari, quelli che avevamo visto prima, riducendo lo spessore dell'isolante a vantaggio di un maggiore spessore di calcestruzzo, in modo tale di avere una parete strutturalmente in grado di rispondere anche alle spinte orizzontali qualora ci fosse la necessità anche di armare adeguatamente appunto la parete stessa con una doppia armatura orizzontale e verticale, per cui gli interrati si possono tranquillamente fare. Ok, allora invece un'altra domanda che ci pone Paolo è diciamo, le modalità come si può avere il software di calcolo che insomma l'ingegnere ha citato nella sua presenza. Sì, è sufficiente telefonare in azienda o mandarci una mail e dopodiché la nostra segreteria manda così, noi lo chiamiamo una licenza d'uso, cioè un modulo di richiesta in cui chiediamo appunto allo strutturista per quale motivo è interessato avere il software e se c'è qualche intervento che deve realizzare, in modo da avere poi gli mandiamo insieme al software, gli mandiamo però tutta la documentazione di cui lui ha bisogno, quindi anche la relazione interpretativa e le prove sperimentali, i particolari costruttivi in DVG, gli esempi di calcolo e appunto anche il software stesso. Proprio perché chi si approccia a un calcolo strutturale deve avere a disposizione tutta la documentazione che le linee guida, ecco, anche le linee guida, se uno non le ha già scaricate, ministeriali, in modo che uno possa avere tutta la documentazione che le linee guida richiedono e procedere in maniera corretta al calcolo strutturale. Ovviamente noi siamo sempre qui poi comunque per qualsiasi chiarimento o maggiore ragguaglio sotto l'aspetto normativo, sotto l'aspetto del calcolo. Quindi è sufficiente, diciamo, mandarci una mail o una richiesta telefonica, ecco. Ok, grazie. Allora, un'altra domanda, ci chiedono se il legno cemento ha problemi di umidità e di salita nel tempo. Sì, diciamo, come dicevo prima, il legno cemento è un composto macroporoso, non ha risalita di umidità, e quindi nel tempo noi lo abbiamo fatto vedere in un'immagine in precedenza, noi abbiamo uno stoccaggio a cielo aperto di circa 70.000-80.000 metri quadrati di blocchi che stanno qua in azienda sotto le intemperie d'estate, adesso che c'è particolarmente caldo e anche d'inverno quando ghiaccia, c'è il gelo eccetera, prende l'acqua, quindi non è protetto proprio perché la struttura è una struttura che è praticamente da materiale organico a un materiale inorganico, si comporta e quindi non ha più decomposizione organica, non ha variazioni dimensionali, il blocco una volta fresato mantiene la sua stabilità dimensionale e quindi non ha decomposizione organica nel tempo e non ha risalita di umidità quando è nelle fondazioni, quindi uno può stare tranquillo, ecco. Ok, allora, ingegnere, un'altra domanda. Quali sono le differenze sostanziali tra la parete in cemento armato tradizionale e la parete Isotex? Questa è una differenza sostanziale, perché la parete in cemento armato, così come definita dalle normative, è una parete che deve essere armata con una doppia armatura sulle due facce e tutta una serie di agganci 9 per mezzo quadrato tra la parte interna e la parte esterna, e quindi ha un comportamento decisamente molto ben definito nelle norme. La nostra invece è una parete in calcestruzzo debolmente armata, quindi l'armatura è molto più leggera e chiaramente anche le prestazioni sono, diciamo,
buone nel, se lavora nel piano, e sono, diciamo, rispetto a una parete in cemento armato, meno prestazionali se lavorano fuori piano. Chiaramente una parete in cemento armato consente un'armatura tale da poter appunto avere delle prestazioni strutturali decisamente importanti, però le nostre pareti appunto debolmente armate consentono comunque di avere strutture scatolari che, come abbiamo visto prima, ci consentono di avere edifici fino a 7-8 piani. Ecco perché voglio ricordare che la limitazione in altezza è legata alla limitazione dello spessore di calcestruzzo, perché il blocco comunque deve avere una coibentazione termica. In funzione della zona climatica in cui siamo, dobbiamo fornire a questa parete una coibentazione termica rispettosa delle norme vigenti, per cui non riusciamo, diciamo così, a sfruttare totalmente le cavità all'interno del cassero, per cui dobbiamo conferire isolamento termico e nello stesso tempo spessore strutturale, che al momento ci consentono comunque di avere edifici fino a 7-8 piani. Chiaramente dipende anche dalla zona sismica e di come è fatto l'edificio stesso. E quello che è importante, voglio ricordare a chi ha fatto la domanda, è che quando va appunto a dimensionare e progettare una struttura fatta con blocchi cassero, fanno riferimento alle linee guida ministeriali, quindi su quelle che ci si deve basare. Allora ci chiedono i nostri utenti dalla nostra diretta Facebook se per realizzare successivamente una facciata ventilata è possibile chiedere una prova certificata dei sistemi di fissaggio alla Isotex. Per quello che riguarda le pareti ventilate, noi abbiamo fatto delle prove, abbiamo un mock-up, quindi un dimostrativo qua in azienda, e praticamente abbiamo fatto anche delle prove sperimentali con la Fischer per quello che riguarda il fissaggio di viti o tasselli all'interno della cartella di legno cemento. Ecco, qui vediamo appunto il blocco sulla parte esterna, mediamente abbiamo 4,5 cm di legno cemento e il supporto della parete ventilata viene fissato direttamente a questa cartella qui, quindi non si deve entrare ad ancorarsi nel calcestruzzo, che molto spesso è anche molto lontano, dai 14 ai 20 cm a seconda dello spessore dell'isolante. Per cui insieme alla Fischer abbiamo fatto delle prove sperimentali che riportiamo sul nostro sito, che possiamo inviare, e la Fischer stessa ha creato delle schede tecniche definendo appunto le caratteristiche meccaniche di varie tipologie di viti e tasselli, in modo da dare dei criteri di resistenza a taglio e allo strappo, no? di questi elementi sulla cartella in legno cemento. Per cui le certificazioni sono fatte dalla Fischer, i certificati e le schede tecniche, e sotto l'aspetto, diciamo, della parete ventilata ne abbiamo fatte diverse in tante città italiane, perché vanno prevalentemente nelle grandi città. Abbiamo un mock-up qui in azienda dimostrativo, proprio perché oltre a una prova certificata, un grosso committente che deve fare un intervento importante ha voluto appunto avere la possibilità di vederlo, ed è già praticamente quasi un anno, a settembre sono 2 anni che lo abbiamo realizzato, per vederne le condizioni, perché questo mock-up qui, questo dimostrativo, da un lato c'ha la facciata ventilata e dall'altra parte ha un rivestimento in piastrelle di ceramica. Ecco, quindi stiamo monitorando nel tempo il comportamento, ma dopo 2 anni si presenta come appena fatto. Ecco, quindi queste sono quelle certificazioni che possiamo fornire. Ecco. Ok, ci sono altre domande? Se non ci sono domande, allora mi sta segnalando la mia collega che il prossimo appuntamento ce l'abbiamo il 7 luglio alle ore 16, con relatore sarà il nostro capoarea, il geometra Sibiglia, che parlerà appunto delle varie fasi di cantiere, l'eliminazione dei punti termici, la velocità di posa
e la riduzione dei costi di costruzione, quindi tratterà degli aspetti di cantieristica, diciamo pratici, e quindi chi fosse interessato può seguirci il 7 di luglio alle ore 16. Se non ci sono altre domande, io vi saluto e vi auguro, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Bene, a questo punto quindi ringrazio l'ingegner Paterlini e la Isotex. Continuate a seguirci sui nostri canali per scoprire i prossimi incontri formativi dedicati alla formazione Isotex. Inoltre vi ricordo che i prodotti BIM della Isotex sono anche presenti sul nostro portale EdilBIM. Grazie e al prossimo webinar. Arrivederci.